Francesco Chiofalo torna sulla storia con la ex selvaggia Roma, mi ha tradito. Francesco Chiofalo è tornato a parlare della turbolenta relazione con la sua ex selvaggia Roma svelando un retroscena inedito sulla fine della loro storia. I due si sono detti addio nel 2017 dopo aver partecipato a Temptation Island, il 33enne. Rispondendo a una domanda postagli su Instagram da un utente che gli ha chiesto perché si fossero lasciati. Ha rivelato, perché mi ha tradito e preso in giro pesantemente. Francesco Chiofalo ha raccontato che mentre convivevano scoprì che Selvaggia aveva a sua insaputa una relazione parallela che durava da mesi e mesi con un suo ex con cui poi si è salutata anni fa, infatti. Di lei ho un ricordo veramente pessimo, ha dichiarato il ragazzo. Tra i due i rapporti non sono mai stati idilliaci e anche ai tempi di Temptation Island non mancavano scontri e litigi anche molto accesi che li portarono. Durante il falò di confronto, a dirsi addio definitivamente. Successivamente. L'influencer ha avuto una storia piuttosto travagliata con Antonella Fiordelisi. Attuale concorrente del Grande Fratello VIP 7 dove tra alti e bassi sembra abbia ritrovato l'amore accanto ad Edoardo Donna Maria e potrebbe essere in bilico essendo al televoto. Ora, Chiofalo è felicemente fidanzato con Drusilla Gucci. Anche Selvaggia Roma è andata avanti trovando l'amore e la serenità accanto a Luca Teti. I due però hanno vissuto un grande dolore, la perdita della bambina che la donna portava in grembo. Nei giorni scorsi, a distanza di quasi 6 mesi, proprio Selvaggia ha rotto il silenzio e confessato di portare un dolore disumano nel cuore. La piccola si sarebbe chiamata Mia. Selvaggia dunque ha perso la sua piccola a causa di un virus che ha contratto al 5° mese di gravidanza. Di lì a pochissimo il cuore di sua figlia ha smesso di battere e l'ha visto proprio durante un'ecografia, ha raccontato la ragazza. Poi, dopo 23 ore di travaglio, è stata operata d'urgenza con la consapevolezza che non avrebbe potuto tenere la sua bambina tra le braccia. L'influencer ha dichiarato di aver sentito un dolore mai provato prima nell'aver dovuto dare alla luce un corpicino senza vita. E sulla maternità ha confessato di voler andare con calma e che farà riaffiorare piano piano il desiderio di diventare mamma, oggi nonostante ami i bambini. Non riesce a pensare con tranquillità alla maternità, oggi non ci riesco.